Neutrini, minuscole particelle subatomiche che attraversano il tuo corpo in miliardi ogni secondo. Queste particelle fantasma possono attraversare interi pianeti senza toccare nemmeno un singolo atomo. Ci vuole una stanza gigante come questa per rilevare solo una manciata di neutrini al giorno. Ma i ricercatori hanno dimostrato di recente che la comunicazione tramite neutrini è possibile inviando un semplice messaggio attraverso 240 metri di roccia. Se una forma di vita avanzata li sta usando per comunicare, i loro segnali potrebbero viaggiare ovunque attraverso qualsiasi ostacolo alla velocità della luce. I loro messaggi potrebbero starci attraversando in questo momento e non ne avremmo idea. Oppure forse una forma di vita intelligente sta adottando un approccio completamente diverso alla comunicazione, utilizzando lo spazio-tempo stesso come mezzo. Manipolando oggetti ad alta gravità, potrebbero teoricamente creare distorsioni strutturate dello spazio-tempo che potrebbero propagarsi attraverso l'universo in tutte le direzioni. Tuttavia, generare onde gravitazionali abbastanza forti da essere rilevabili sarebbe estremamente energetico. Forse stanno facendo qualcosa di molto più semplice. Posizionare giganteschi parasole in orbita attorno a una stella potrebbe bloccare la luce stellare in schemi distinti, come una sorta di codice Morse cosmico. E anche se potrebbe richiedere anni per lampeggiare un messaggio di base, un sistema del genere richiederebbe poco sforzo per essere mantenuto. Ma la possibilità più fantascientifica di tutte è che abbiano lasciato messaggi nel nostro DNA. Alcuni hanno proposto che alcune sequenze dei nostri geni potrebbero contenere messaggi nascosti, easter egg nel nostro codice genetico, posti da un'intelligenza superiore che progetta la vita. Ma scenari lontani come questo sono oscurati da una possibilità più cupa. Forse siamo semplicemente nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Utilizzando un modello dettagliato del nostro sistema galattico, i ricercatori hanno stimato che la vita intelligente era forse più concentrata 4 miliardi di anni fa e più vicina al centro della galassia. Se fosse vero, allora esisteremmo ai margini, a anni luce di distanza e miliardi di anni troppo tardi per un'età dell'oro galattica. Forse erano qui milioni di anni fa, testimoni di un intero pianeta diverso. A questo punto potrebbero essere tutti ormai scomparsi e potremmo vivere in un cimitero galattico. Potrebbe non essere i loro segnali che troveremo un giorno, ma i loro resti. Come si scopre, le nostre possibilità di trovare una civiltà aliena dipendono fortemente dal loro tempo medio di sopravvivenza. Se la durata media della vita è qualcosa come 100 anni, allora spunteranno dentro e fuori dall'esistenza, sovrapponendosi raramente, e le nostre possibilità di trovarne una viva sono scarse. C'è comunque un modo per trovarli. Tendiamo a presumere che l'intelligenza aliena condivida la nostra motivazione a comunicare, ma potrebbero considerare la prospettiva di fare contatto troppo pericolosa o futile. Se questo fosse il caso, allora dovremmo diventare più creativi nella nostra ricerca. Nel 2015 gli astronomi hanno osservato, mentre questa stella, apparentemente normale, iniziava a diminuire in modi erratici, diversi da tutto ciò che avevano visto prima. La causa è probabilmente una gigantesca nube di polvere o una luna frantumata che blocca la luce, ma presenta tutti i tratti distintivi di qualcos'altro. Una mega struttura aliena. E anche se questa spiegazione sembra improbabile, suggerisce un nuovo modo di trovare vita intelligente, non ascoltando segnali, ma cercando direttamente la loro tecnologia, non cercando messaggeri, ma cercando ingegneri. E per fare ciò dobbiamo chiederci quale tecnologia aliena incredibile dovremmo cercare. Ogni civiltà aliena sarebbe estremamente diversa, ma classificarle in base al loro consumo energetico ci fornirà intuizioni su quale tecnologia potrebbero utilizzare.